Avvicendare la coltivazione di specie arboree ed erbacee, in genere usate per produrre biomassa, a specie agricole e alimentari come il frumento. Attraverso questo approccio, i ricercatori dell'Università Cattolica, campus di Piacenza, hanno messo a punto un metodo per sequestrare l'anidride carbonica e contemporaneamente migliorare la resa delle colture. Così facendo, il tasso medio di rimozione dell'anidride carbonica atmosferica sotto forma di carbonio organico sequestrato nel suolo può raggiungere le 5 tonnellate di CO2 per ettaro e per anno, mentre con metodi di coltivazione convenzionali non si ha accumulo di carbonio nel suolo. È il risultato che arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Agronomy e coordinato dal professor Stefano Maducci, ordinario della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali della Cattolica. La sperimentazione è avvenuta a Gariga di Podenzano, su un terreno dedicato alla coltivazione di specie agricole convenzionali, quali mais, frumento e pomodoro da industria. La prova è partita nel 2007 e in totale, considerando questi 13 anni, si è registrato un incremento medio della sostanza organica del suolo superiore a una tonnellata di carbonio per ettaro e per anno. Questi risultati evidenziano l'efficacia di certe colture e dell'avvicendamento delle coltivazioni per aumentare il sequestro di carbonio nei suoli.